Amici del vlog del cactus, ciao a tutti. Come sapete, per chi segue il canale, qualche giorno fa abbiamo ricevuto una sorpresa che viene direttamente dalle stelle. Bene, facciamo un breve resoconto. Noi abbiamo casa a mare in una zona della Calabria, in provincia di Catanzaro, nel Golfo di Squillace, comune di Stretti, dove non ci sta niente da fare. Vodafone, TIM, Iliad, Wind 3 non hanno assolutamente linea. Vi facciamo vedere lo speed test con Vodafone e lo stesso con Iliad, anche se c'è la connessione 5G, scarica meno di un megabit e soprattutto a un certo punto la connessione sparisce, poi ritorna dopo qualche minuto, poi va via, poi torna, poi va, eccetera. Quindi, impossibilitati dal lavorare, abbiamo dovuto cercare una soluzione. Ebbene, eccola qui. Questo è il router che si mette a casa, poi saliremo sul tetto, vi faccio vedere la parabola come l'abbiamo sistemata per il momento. Ecco qui, siamo nel giardino, vedete ancora filo volante, poi lo sistemeremo, per ora abbiamo scelto la soluzione a noleggio per questi 2 mesi, vedremo, il filo sale su, andiamo a vedere l'antenna sul tetto, saliamo su, scala a chiocciola. Vista sul mare che quasi si confonde con il cielo, e vedete, questa è la parabola che si è posizionata in orizzontale. Ora dovremo fare la sintonizzazione, quindi per il momento vedete cavo volante dalla parabola, facciamo quel giro, poi va giù e chiaramente ora facciamo partire l'app di Starlink per vedere come configurare o come si configura il servizio. Intanto vedete la parabola si è come dire, posizionata in orizzontale. Accendiamo, quindi apriamo l'applicazione Starlink. Facciamo la configurazione, mentre facciamo la configurazione vedete cosa è successo, l'antenna si è posizionata, quindi probabilmente i satelliti saranno da quella parte, boh, vedremo. Comunque andiamo a verificare, perché non si connette al wifi, andiamo a verificare giù dal router. Qui nel frattempo abbiamo configurato il televisore smart della Xiaomi sulla rete dello Starlink, e configurandolo sulla rete, come vedete, tutte le funzioni smart, tutto assolutamente funziona nel migliore dei modi. Wi-Fi, Starlink Electric Cactus, vedete, connessa, indirizzo IP, indirizzo MAC del dispositivo, intensità del segnale buona. Allora proviamo, andiamo ancora indietro, apriamo uno qualsiasi da YouTube, eccolo qui, siamo noi. Ciao a tutti, oggi abbassiamo il volume, ci sarà una piccola sorpresa, usciamo in Tesla, ma poi il vero e proprio giro lo faremo con una macchina completamente diversa. Ok, proviamo un altro servizio, questo è su RaiPlay. Guarda ora, abbiamo quindi associato l'account RaiPlay preesistente al televisore e vedete che funziona. Ah, fatto, attenzione, vediamo un attimo. E mentre, ecco,
E mentre funziona, come vedete, perfettamente Rai Play, la moglie dice che il test vero dov'è? In camera da letto. Ecco, in camera da letto, vedremo. Vedremo se lì funziona, ma qui è sicuramente tutto ok. Allora, come va? Bene. Bene nel senso di? Che naviga alla grande. Quindi stavi dicendo che facciamo a casa? Togliamo quello che abbiamo da poter fare la mezza e mettiamo questo. Cioè anche la fibra? Togliamo? Sì. vabbè, un'altra vittoria di Elon Musk. Piano piano devono starsi tutti, devono stare tutti attenti perché sta entrando anche nel campo delle telecomunicazioni. Occhio. Perfetto, e quindi questo è il router, ora ve lo faccio vedere da vicino, vedete è collegato con questi due cavi che escono, uno il cavo dell'antenna, uno il cavo dell'alimentazione e si fissano sul fondo in questo modo. Vedete in alto il cavo che va all'antenna che è alimentato dal router e in basso invece quello dell'alimentazione che va a finire nella presa al muro che vedete qua in basso. Logo di Starlink in basso, questo è lo stesso disegno che c'è sulla app di Starlink, per cui finito, tutto fatto, veramente in 10 minuti abbiamo installato Starlink. Perfetto, quindi abbiamo installato Starlink, è arrivata la pioggia addirittura, ora verifichiamo con la pioggia se il servizio via satellite, di internet via satellite di Elon Musk viene influenzato. Incredibile, eravamo in spiaggia, è arrivata la pioggia. Quest'estate in Italia non vuole assolutamente decollare. Allora, due considerazioni prima di chiudere il nostro video. Sicuramente è un altro settore in cui Elon Musk sta decidendo di dire la sua. Sarà disruptive perché è facile da installare. L'avrebbe probabilmente installato anche una persona anziana senza alcuna conoscenza di informatica, basta portare l'antenna sul tetto, non abbiamo fatto neanche la prova effettivamente per trovare i satelliti, ha fatto tutto da solo nel momento in cui si è collegata l'alimentazione al router e il cavo dell'antenna, l'antenna si è riposizionata prima in orizzontale, poi ha cercato un po' i satelliti e poi è solo configurazione del wifi tra il telefonino via app e naturalmente il router, tutto assolutamente semplicissimo, per cui ancora una volta dopo essere rimasti a bocca aperta avendo preso la Tesla Model 3 e venivamo da altre auto elettriche in passato come la Hyundai Kona, come la Chevrolet Volt, come la Prius della Toyota, insomma ci ha lasciato assolutamente a bocca aperta e così nuovamente sembra stia facendo anche con Starlink. Abbiamo provato Vodafone, TIM, Iliad, Wind 3, nessuna in questa zona specifica, poi non parlo di altro, parlo di questa zona specifica, nessuna delle compagnie telefoniche classiche né con le reti 5G né con le reti 4G né con le reti 3G naturalmente è riuscita a soddisfare un minimo di velocità di connessione per poterci consentire comunque di lavorare pur essendo in casa al mare. Abbiamo provato nel periodo del Covid tutte le varie reti alternative, quest'estate oltre a Vodafone abbiamo provato anche con Iliad che arriva con copertura 5G, però non ci sono dati, non supera, poi ecco vedete comunque lo speed test purtroppo è quello, non c'è modo di poter lavorare in tranquillità con una linea che sia accettabile. Va bene, abbiamo finito, penso che magari in futuro ci saranno altri video, ora è interessante capire con la pioggia se ci sono differenze nella velocità di upload e download, anzi lo facciamo in tempo reale, ve lo facciamo vedere in sovrimpressione, che dire, insomma se vi è piaciuto questo video cliccate sul like, chi non è registrato al canale, insomma che si registri, registratevi, seguiteci, bla bla bla, le solite cose che dicono i vari youtubers. A proposito, non so se ve ne siete accorti, siamo passati attraverso un veloce rebranding, il canale non si chiama più Il Vlog del Cactus ma si chiama Electric Cactus, quindi per dare, come dire, maggiore assonanza del canale con gli argomenti trattati che sono principalmente relativi al mondo delle auto elettriche, della mobilità sostenibile. Poi, come vedete nel caso di questo video, ci occupiamo anche di gadgets, di unboxing, di viaggi, di colonnine elettriche, eccetera, per cui, insomma, comunque Electric Cactus resta il, come dire, il handle di YouTube, chiocciola
il vlog chiocciola vlog del cactus. Di nuovo iscrivetevi, mettete mi piace e tornate sempre a trovarci. Sentite la pioggia nel frattempo, vedete, aumenta di intensità, non era neanche previsto maltempo. Va bene, appuntamento al prossimo video del vlog del cactus. Ciao a tutti. Siamo tornati sul tetto il giorno dopo l'installazione, visto che ha piovuto e anche tanto, ora potete vedere il mare, la costa parabolica, per capire se la pioggia e il vento hanno minimamente spostato la parabola di Starlink. Sembra tutto ok, diciamo che poi magari troveremo il modo di fissarla. Potrebbe essere lo stesso palo dell'antenna, ma vabbè, vedremo. Intanto, amici, possiamo dirvi che funziona anche in questa zona della Calabria, al centro del Golfo di Squillace, dove queste casette che vedete e tutte quelle sopra e sotto non hanno alcun tipo di linea e di connettività. Grazie, Starlink.